Wow! Wow, wow, wow! Wow! Pensate un attimino, un attimo e poi passiamo avanti. Se ogni sera avremmo l'opportunità di fare un servizio, cosa succederebbe nell'atmosfera spirituale? Se ogni sera avessimo la possibilità di fare un servizio. Mentre ero là, lo Spirito Santo mi ricordava una parola che ho ricevuto: una semplice parola. Avanzerai. Così io andrò avanti. Non so tu cosa farai. Anche tu avanzerai, avanzeremo, avanzeremo insieme. Amen. Intanto vogliamo dare un benvenuto a tutte le persone che questa sera sono qua per la prima volta. Abbiamo anche. Julian, benvenuto in mezzo a noi. Alzati in piedi, Dio ti benedica. Wow, 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 wow. Accomodati, grazie a Dio. Sapete che Dio è fedele, Dio parla... Julian è stato uno dei primi giovani, quando abbiamo iniziato la riunione dei giovani è stato proprio a casa sua. Parliamo del lontano 2009. La prima riunione dei giovani l'abbiamo iniziato nel 2009 ed eravamo una moltitudine di quattro giovani. Erano quattro giovani e io e mia moglie eravamo sei. Una moltitudine di giovani. D'altronde è biblico. La Bibbia dice che da entrarono settanta in Egitto e ne uscirono migliaia e migliaia. Così credo che questo è il Dio che io sto servendo. Dio non guarda al piccolo numero, come dire ma sì dai piccolo numero, pff, che devono fare questi qua. Sai qualcuno forse ti dice eh, ma che devi fare? A dove pensi di arrivare? Ma cosa pensi di fare tu qua in questa città, in questa regione? Cosa pensi di fare? Qualcuno forse ti critica e ti dice ma cosa pensi di fare? Diglielo quando qualcuno ti dice così, penso di fare grandi cose con Gesù. Non li farò da solo, ma la, cosa, ma la cosa importante è che li faccia con Gesù. Se vogliamo dare un cisallegramo del fratello Marco che è qua. Benvenuto Marco, Dio ti benedica. Wow, Dio vi benedica a tutti quanti, preziosi e meravigliosi. La migliore stagione per la vostra vita, credetemi, è questa. Amen. È proprio nei momenti più bui che poi inizia a venire fuori la luce. D'altronde, se non arriva la mezzanotte, non può scoccare il giorno nuovo. E quindi, il, se non c'è buio più fitto, non ci potrà essere alba. Abbiamo anche una persona là in fondo, nuova. Wow, benvenuto, alzati in piedi, vogliamo darti un benvenuto. Benvenuti in mezzo a noi, Dio ti benedica. Regaliamoci una copia del Vangelo già fatto, ok. Sentitevi a casa, siamo in famiglia, questa sera credo che lo Spirito Santo parlerà alla vostra vita, ma parlerà anche alla nostra vita. Amen. Parlerà, benvenuto anche a tutti coloro che siete a casa, che ci state seguendo, che ci seguirete domani, dopodomani, fra cinque giorni, fra un anno. Dio vi benedica e sapete che anche se i tempi cambiano, Dio non cambia mai e Dio ama anche voi. E ha preparato, per voi che siete a casa, ha preparato grandi cose. Per, per voi, per la vostra casa, per la vostra vita, per la vostra famiglia, il vostro matrimonio, la vostra azienda, il vostro lavoro, le vostre finanze e tutto quello che vi appartiene. Perché il Dio che noi stiamo servendo non è un Dio impassibile, ma è un Dio potente. Dì Di alla persona accanto a te, Dio che io servo è un Dio potente. Il Dio che noi stiamo servendo è un Dio potente. Ma perché vi vergognate a guardare in faccia e a dire che Dio? Che... Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché io servo un Dio potente. Amen. E io credo che noi metteremo non la città sottosopra. Perché gli apostoli erano chiamati, ecco sono arrivati quelli che mettono le città sottosopra: noi non vogliamo mettere la città sottosopra, noi vogliamo mettere la regione sottosopra. Noi non vogliamo mettere perché non vogliamo fare le cose che gli altri hanno fatto. Pietro con gli altri apostoli hanno messo le città sottosopra, noi vogliamo fare qualcos'altro, la regione sottosopra. Amen? Non vogliamo metterla sotto sopra, ma vogliamo cambiare il sistema spirituale, vogliamo cambiare la cultura nella regione, vogliamo che Poi dobbiamo dare la possibilità alla parola di Dio predicata e rilasciata, che rompa schemi mentali, che rompa abitudini, che rompa fortezze mentali e che la potenza della parola di Dio possa cambiare e trasformare la vita di tante persone. Ok, voglio passare subito velocemente alla parola. Visto quello che stiamo attraversando in questo tempo, noi non ci fermiamo, stiamo attraversando, noi non siamo fermi, vi siete accorti? Non so se tu ti sei fermato o sei in transito. Io non mi sono fermato in questo tempo, ma io sono in transito, sto passando da questo tempo e so dove voglio andare, ad un livello superiore. Non so se tu ti vuoi fermare a questo tempo e vuoi osservare tutto quello che sta accadendo in questo tempo, se vuoi stare ad osservare eh, tutto questo disastro che sta accadendo, questa confusione, se ti vuoi fare coinvolgere in questa atmosfera spirituale, oppure stai transitando da questo tempo per andare in un tempo nuovo. Allora noi siamo in transito, non siamo fermi, noi stiamo transitando. E stiamo entrando in una nuova stagione spirituale, stiamo entrando in un nuovo mondo spirituale, stiamo entrando in una nuova chiesa, stiamo entrando in una nuova stagione dove le cose di prima non saranno più, ma Dio sta per fare una cosa nuova. E la Bibbia dice in Isaia, attraverso il profeta Isaia, dice: Io sto per fare una cosa nuova. La riconoscerete voi? Allora io ti voglio incoraggiare questa sera a non perdere di vista quello che Dio sta facendo, ma questo è tempo dove i cristiani, la Chiesa di Cristo Gesù e la Chiesa non è un locale, la Chiesa è fatta di persone, la Chiesa di Cristo Gesù abbia... Oggi più che mai intendimento, abbia sapienza, abbia intelligenza e abbia gli occhi spirituali aperti. Noi non vogliamo camminare come quelli che non hanno intendimento, ma noi desideriamo camminare da figli di Dio, da coloro che hanno intendimento come i figli di Issacar che sapevano intendere i tempi. Così anche noi vogliamo sapere intendere i tempi, vogliamo camminare in accordo alla parola in accordo allo Spirito Santo vogliamo in questo tempo più che mai sensibilizzare il nostro Spirito per essere sempre più ricettivi a quello che lo Spirito Santo ci vuole dire, perché lui non ha smesso di parlare. Nessuno gli può mettere a lui una benda, una mascherina. Nessuno gli può mettere un tappo in bocca perché lui, comunque sia, parla e parla sempre e parlerà sempre. La prima cosa, come parla, è attraverso la sua parola, scritta ma è anche potente perché Dio parla al cuore delle persone, parla attraverso visioni, attraverso sogni. E io credo che questo è tempo dove lo Spirito Santo visiterà la vita di tante persone durante la notte. E non so se vi siete accorti, che. In questa stagione si dorme poco la notte. Ci avete fatto caso che la notte non riuscite a dormire? Ci avete fatto caso che anche se dormite poche ore è come se avete dormito tanto tempo e la mattina siete pieni di forza, pieni di vigore, pieni di, pieni di passione? Avete state avvertendo che dentro di voi c'è un cambiamento, c'è una tristezza? E allora la Bibbia parla che c'è una tristezza secondo il mondo e c'è una tristezza secondo Dio. Allora non dobbiamo lasciarci destabilizzare, dobbiamo intendere che noi i figli di Dio passiamo delle stagioni anche di tristezza, ma non è la tristezza secondo il mondo, è la tristezza secondo Dio. E la tristezza, secondo Dio, è quella tristezza che Dio ha per tutte quelle persone che ancora non lo conoscono, per tutte quelle persone che vivono nel peccato. La tristezza, secondo Dio, perché Dio vede tante persone che vivono nell'ansia, nella paura, tante persone che stanno facendo pensieri brutti per la loro vita, che si vogliono togliere la vita, che pensano di non farcela, di non arrivare a fine mese, pensano di non essere capaci a fare i padri, a fare le madri, pensano qualcuno di togliersi la vita perché sta perdendo il lavoro, perché non ha finanze e quando sentiamo questo tipo di tristezza dentro di noi è la tristezza secondo Dio. Ma la tristezza secondo il mondo è che tu hai perso qualcosa e sei triste. O oh, avevo la cassa prima, adesso non ce l'ho più, sono triste, mi abbatto perché avevo la casa, o oh, avevo un microfono per predicare, adesso il microfono non ce l'ho più, non posso più predicare, avevo un leggio dove mi mettevo davanti, predicavo, adesso no... Oh, questa è una, una tristezza secondo Dio, sono triste perché ho perso la macchina, ho perso il lavoro, ho perso la posizione. Quella è la tristezza secondo, secondo il mondo. Ma noi anche se perdessimo tutto... La cosa più importante che Davide disse, Signore, non togliermi il tuo Santo Spirito. La cosa più brutta per un cristiano è perdere la connessione con Dio. Nel momento in cui perdi la connessione con Dio, è come se perdiamo la connessione con la società che ci fornisce la DSL. Le persone che sono dietro lo schermo non possono vedere quello che stiamo facendo, non si possono più connettere con questa realtà. E così è come non è che noi non facciamo più il servizio, sono attraverso la connessione le persone non riescono più a connettersi con noi. E così quando noi perdiamo la connessione con Dio non è Dio che cambia, ma siamo noi che ci siamo smarriti. Allora è importante in tempi come questi che noi rimaniamo connessi con Dio. E ti dico ancora una cosa, per restare connesso con Dio devi restare connesso con la Chiesa, perché la Chiesa rientra nell'ordine di Dio. Tu non puoi dire che sei connesso con Dio se non hai comunione con i fratelli. Io non posso dire che il mio mignolino è vivo se lo stacco dalla mano. Perché non si muove. Se, se stacco, nel nome di Gesù non mi staccherò mai il mignolino, non lo perderò mai, ma se stacchi un dito dalla tua mano, non puoi dire che quel dito è vivo o che, Dio, che quel dito si muova, perché il dito per muoversi ha bisogno di essere connesso alla mano. Così, un cristiano, per poter essere connesso con Dio, deve essere connesso col corpo di Cristo. Per questo molti sono ingannati oggi. E tu non puoi essere, far abitudine di essere, se sei un credente, non devi fare l'abitudine di essere connesso online. L'online serve, stai attento se questa sera lo no, no, no stacchiamo di nuovo la connessione. Farò cose inimmaginabili. Perché dobbiamo educare i credenti a connettersi con una Chiesa. I servizi online servono per evangelizzare le persone che ancora non conoscono Cristo Gesù oppure per coloro che sono impossibilitati a venire in chiesa, a venire con i fratelli nel luogo dove ci riuniamo perché sono malati. Allora quella è una giusta causa, ma dobbiamo educare i credenti a fare parte del corpo di Cristo perché non possiamo dire. Che un credente è connesso con Dio se non si connette con la Chiesa. Amen? Un vero credente ama stare con la Chiesa. Un vero credente ama guardare i fratelli. Un vero credente dice. Come mai quel fratello non c'è? Come mai quella sorella non c'è? Voglio vedere, non, voglio, non posso vedere se gli sono caduti i denti perché c'è la mascherina se è fatto l'impianto nuovo, ma posso vedere i suoi occhi, posso vedere il suo viso se c'è. E mi rallegro nel vedere il suo viso. Non posso vedere il suo sorriso, ma voglio, posso vedere l'espressione del suo sorriso attraverso gli occhi. E questo mi rallegra. E dico, è qua con me, dico, wow. E posso percepire l'atmosfera celeste che si respira. Amen? Amen. Così queste sono cose molto importanti che dobbiamo aprire gli occhi. E dobbiamo stare attenti a non lasciarci prendere dalla pigrizia. Dice, cioè, ma sì, tanto c'è il culto online. Me lo vedo online. C'è tanto, dice domenica, ha chiuso lui, ce ne sono tanti altri, me ne vedo altri Quello dice, ma tanto che mi fa? E a me chi mi... Che mi fai se tu vedi gli altri? Peggio di Giovanni Battista. <ride> Giovanni Battista dice: Verrà uno più duro di me. No, no, no. Giovanni Battista annunciò: spianò la strada a Cristo Gesù. Ok, di cosa vogliamo parlare questa sera? Di una parola. Voglio dare un titolo. Liberati dall'angoscia. o liberati dall'angoscia. Cristo ci ha liberati dall'angoscia, ma dobbiamo stare attenti se rientriamo nuovamente in questa angoscia. E poi diremo qual è la definizione dell'angoscia, cos'è l'angoscia. E non so se voi avete fatto caso quando uscite da casa e riuscite a percepire l'atmosfera che c'è nel cielo. Quanti uscendo da casa riescono a percepire l'atmosfera? Quanti stanno a casa riescono a percepire l'atmosfera? Che atmosfera gelida che c'è? Che atmosfera fredda che c'è? Che atmosfera di morte che c'è? E io credo che in questo tempo la Chiesa deve sguarciare questa atmosfera, deve rompere questa atmosfera perché la potenza della parola di Dio possa arrivare nelle case delle persone, perché la potenza della parola di Dio possa arrivare nel cuore delle persone. E possiamo rompere questa atmosfera che c'è nell'aria perché le persone possano ricevere un input da parte di Dio, una visitazione, una parola da parte dello Spirito Santo e i loro occhi si possano aprire. Così voglio, voglio partire da Deuteronomio capitolo 4, versetto 20. La Bibbia dice, dice, ma l'Eterno ha preso voi e vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per essere suo popolo. Sua eredità come siete oggi. E io credo che questa parola Dio l'aveva per il popolo di Israele, ma questa parola è ancora vivente e potente anche per noi. E noi sappiamo che l'Egitto, ovvero l'Egitto oggi rappresenta il sistema di questo mondo. E la Bibbia definisce l'Egitto la fornace ardente che ci teneva imprigionati. Il sistema di questo mondo cerca di imprigionare le persone. Cerca di farli vivere sotto la schiavitù della paura, cerca di farli vivere sotto la schiavitù dei vizi. Ci sono tante persone che eh, peccano, sono schiavi. Chi è schiavo dal grattevinci, chi è schiavo dalla pornografia. Chi è schiavo dall'alcol, chi è schiavo di commettere determinati peccati e queste, questi peccati sono come dire delle morse che attenuano la persona: paura, insicurezza, paura del domani, paura del buio, paura di non arrivare a fine mese, paura anche se gli viene il COVID, paura se muore lui, se muore sua moglie, suo marito, suo nonno, sua nonna, lo zio d'America, quello dell'Inghilterra e ci sono sistemi in questo mondo che attenuano. La vita delle persone li rendono schiavi allora la Bibbia dice che noi siamo stati liberati ascoltaci ma l'eterna preso voi e vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro dall'Egitto per essere suo popolo sua eredità come siete oggi questo è Dio che sta parlando. Allora noi dobbiamo consapevolizzare che siamo il popolo di Dio. Noi dobbiamo consapevolizzare che siamo i figli di Dio, non soltanto il popolo di Dio. Noi dobbiamo consapevolizzare che siamo il corpo di Cristo Gesù. E se noi consapevolizziamo che siamo il corpo di Cristo Gesù e la morte non ha potuto trattenere Cristo Gesù, neanche l'inferno ci potrà trattenere a noi, neanche un virus potrà bloccare la nostra vita. Neanche una pandemia dovrà bloccare la nostra vita, dovrà paralizzare il nostro entusiasmo per Cristo Gesù. Certo, gli attacchi ci saranno, le prove ci saranno, ma la vittoria ci sarà pure. Anzi, ti dico una cosa di più: la vittoria già è già c'è stata per coloro che credono in Cristo Gesù. Non ci sarà, la vittoria già è già c'è stata perché Cristo la Bibbia dice che ha vinto per noi. Amen. E dobbiamo stare attenti a non perdere di vista che tu appartieni a Dio. Non perdere di vista che tu fai parte del corpo di Cristo. Non devi perdere di vista che tu sei il popolo di Dio, non devi perdere di vista che tu sei l'amato e l'amata di Dio Padre Onnipotente. E la Bibbia dice che Lui ti ha amata al punto tale da dare il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce. Vedi un attimino e rifletti quanto tu e Dio siamo importanti per Dio. E se Dio, la Bibbia dice, non ha risparmiato il suo figliolo Gesù Cristo... Come non potrà darti tutte le altre cose? Lui non ha risparmiato Gesù, l'ha dato per te, ma pensa un attimino quanto Dio ci ama. Se Dio ha aperto il Mar Rosso per il popolo di Israele e ha fatto protezze e Dio ha detto devo fare una pazzia ancora più grande, devo dare il mio figliolo Gesù Cristo, lo, andare a, lo faccio andare a morire sulla croce per la salvezza dell'umanità perché questi figli credano in quest'opera meravigliosa e io mi possa prendere cura di loro. Tu non sei più un estraneo, tu sei figlio. E la bellezza che dobbiamo consapevolizzare, cari fratelli, è che noi non siamo più orfani. Quelli che sono orfani si identificano nelle cose che fanno, ma i figli di Dio si identificano col padre. Noi non ci dobbiamo identificare con quello che abbiamo, con quello che facciamo, ma noi ci dobbiamo identificare con Gesù per quel col Padre, quello che Lui ha fatto per noi, che noi siamo figli, siamo la pupilla degli occhi Suoi. Ma se non consapevolizzi questo, iniziamo a camminare sempre nella depressione, ci uniformiamo a quelli che ancora non hanno sperimentato Cristo Gesù nella loro vita, a quelli che non sono nati di nuovo, a quelli che non sono stati battezzati con lo Spirito Santo, a quelli che non hanno ancora ricevuto la salvezza, a quelli che non sono stati lavati col potente sangue di Cristo Gesù, ma la Bibbia dice che noi siamo stati lavati col potente sangue di Cristo Gesù, non siamo più nemici di Dio, ma siamo figli. Per questo è importante intanto, come chiesa, che consapevolizziamo questo, perché ascolta, la chiesa oggi ha un ruolo fondamentale nella società, più di quanto tu pensi e immagini. La chiesa oggi non è la luce, è il faro. La chiesa oggi non è più un lumino, una candelina di quello che accendi vai in un cero. Tu accendi un cero davanti a un altare. Spero che non lo fai questo. Cioè, vabbè, c'è mio nonno, c'è la fotografia di mio nonno, gli accende il, il cero, cioè, è al buio e gli faccio un po' di luce. Spero che non lo fai questo. Noi non siamo un cero, noi non siamo un lumino, noi non siamo una torcia, noi siamo un faro nella città. Tu sei un faro nella tua azienda, nel tuo condominio. Tu sei un faro nella città dove vivi e oggi la Chiesa più che mai deve, deve splendere, deve essere un punto di riferimento per tante persone perché tante persone non li andrai a cercare ma tante persone verranno a cercare te. La Chiesa oggi dovrà uscire fuori, non che le persone di fuori entreranno in quella che noi chiamiamo Chiesa nei locali, ma la Chiesa, noi dobbiamo uscire fuori, i locali, per poter portare la Chiesa fuori e far conoscere Cristo Gesù, far conoscere l'amore del Padre alle persone. E Dio dice un po' più avanti al versetto 23, sta parlando qua al popolo di Israele e sta dicendo, guardati dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio, ha stabilito con voi. Dio ci sta avvisando, dice stai attento, non dimenticare il patto che Dio ha fatto con te e che tu hai fatto con Dio. Poi dice ancora: il vostro Dio ha stabilito con voi ed al farvi alcuna immagine nella forma di qualsiasi cosa che l'Eterno il tuo Dio ti abbia proibito. Il popolo di Israele, quando è uscito dall'Egitto, in Egitto viveva pieno di immagini scolpiti, Così anche noi, prima di conoscere Cristo, noi camminavamo dietro immagini, andavamo a servire immagini mute. Non, io, io non andavo solo a servire, io me li portavo dietro. E se voi conoscevate il mio portafoglio e le mie tasche prima che io accettasse Cristo Gesù? Io avevo il portafoglio pieno di immagini e avevo chiesto aiuto a tutti. Forse avevo fatto la collezione. Ti dico un'altra cosa: avevo conosciuto anche una persona. Ascoltami, tu che sei all'anno e forse ancora non conosci Dio, non conosci Cristo Gesù. Anch'io camminavo. Una volta era stato da uno che si sentiva tutto santo e mi aveva regalato un crocifisso. Era lungo così e lo portava in tasca e lo custodivo gelosamente ed ero io che dovevo proteggere lui anziché lui proteggere me. Avevo delle immagini e dovevo proteggere loro perché stavano nel portafoglio e nel portafoglio si consumavano. Allora ogni tanto li lasciavo a casa per proteggerli. Ma come? Dovevano essere loro a, loro a proteggere me, io invece dovevo proteggere loro. E stavo attento in quel crocifisso, come lo mettevo, se la mattina comunque mi cambiavo i pantaloni mi dovevo assicurare che doveva camminare sempre con me. Era, era una schiavitù quella. Perché ero io che mi dovevo prendere cura di lui, invece poi ho scoperto che è lui che si prende cura di me. Quello che portava in tasca era morto, ma dopo che ho conosciuto Cristo Gesù ho scoperto che Lui è vivente, è Lui che si prende cura di me, non sono io che mi prendo cura di Lui. Per questo è importante che predichiamo Cristo Gesù alle persone. Non un'immagine, non una falsa re non una religione perché noi non abbiamo una religione, ma abbiamo una fede in Cristo Gesù. Abbiamo fiducia in Cristo Gesù, abbiamo fiducia nello Spirito Santo, abbiamo fiducia in Dio Padre che non è un Dio ma è un Padre che ci ama, che ama tutta quanta l'umanità. E poi anche se tu dici ma io mi sento giù, sentiti amato da Dio. Dio ti ama, lascia stare le tue emozioni, lascia stare i tuoi senti che stanno mentendo. Lascia stare le tue emozioni perché le tue emozioni vacillano, sono, sono come le onde del mare, salgono, scendono, salgono, scendono, salgono, scendono. Questa sera stai bene qua, wow, che bella meravigliosa presenza di Dio. Domani vai a casa e dici "Oh mamma mia, ma perché mi sento angosciato? Senza forza. E perché? Domenica non so, già fai un, un pronostico per domenica, se vai in chiesa oppure no. Non andare domenica in chiesa, stai con la chiesa. Non ci devi andare domenica in chiesa, devi stare con la chiesa. Perché qualcuno dice vado in chiesa, no, stai con la chiesa. Vado in un luogo per stare con la Chiesa. Mi reco in un determinato luogo per stare con la Chiesa, per celebrare il Re del Re, il Signore dei Signori. Quindi non celebrare un'immagine scolpita. Brucia le immagini che c'hai a casa, tutto quello che c'hai nel portafoglio appeso là nella camera da letto, nel corridoio: cose di legno, di ferro, di bronzo, brucia e distruggi tutte cose e dai adatti a Cristo Gesù. La Bibbia dice. Che Lui è in spirito e coloro che devono adorarlo, non devono adorarlo davanti a un'immagine, ma devono adorarlo in spirito e verità. Come noi crediamo che Lui, questa sera, è qua in mezzo a noi. Non lo vediamo, ma sentiamo la Sua presenza. È come tu non conosci il profumo che ho messo, ma lo potrai conoscere se stai vicino a me e potrai sentire annusare che tipo di profumo ho se è di Marco non è di Marca, se è conosciuto non è conosciuto, così è, è Dio, Dio non lo vedi ma puoi sentire la sua essenza, è amore, l'essenza di Dio è pace e amore e costa più di 120 euro una bottiglietta di 100 ml Basta, non ti, 100 ml sono troppi, ma basta 1 ml, ma il suo prezzo è molto alto. Eppure Cristo Gesù te lo dona. Eppure lo Spirito Santo te lo dona, questa meravigliosa questo atmosfera te lo dona gratuitamente. Non hai bisogno di andare in un negozio a comprarti una botticettina o, o farti andare a prendere l'acqua, quella là. Non hai bisogno di un po' d'acqua che ti viene buttata sopra la testa. Noi abbiamo l'acqua della vita che è Cristo Gesù, il Re del Re, il Signore dei Signori. Wow. Dice poiché è l'Eterno, ascolta questo per favore, Chiesa. Lo leggo per esteso il versetto 23. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal darvi alcuna immagine scolpita. Non ti devi dare ad alcuna immagine scolpita nella forma di qualsiasi cosa che l'Eterno, il tuo Dio, ti abbia proibito. Sai che il lavoro può essere anche un'idolatria, ma non significa che non devi lavorare. Perché alcuni sono super spirituali. Io non voglio lavorare perché voglio servire il Signore. Senti, la Bibbia dice che chi non lavora neanche deve mangiare. E quindi devi, devi lavorare per mantenere la tua famiglia, per onorare Dio, perché il lavoro ci fa crescere, ci fa maturare. E poi dice il versetto 24, perché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Sei geloso di tua moglie? Sei gelosa di tuo marito? Dio va molto di più. Quando lui litiga con sua moglie, dice finisce la gelosia. Quando lei litiga con suo marito, dice mm, finita la gelosia. Ma Dio non smette mai di essere geloso. E sai una cosa: quando noi prima di mettere Dio mettiamo qualcos'altro o qualcun altro o qualcun'altra, Dio dice è geloso, di una gelosia che hanno quelle donne aggressive. Dice mi viene di cavarti gli occhi, ti strappo la, la carne dalla faccia, ti cavo gli occhi. Ecco, sapete Dio cos'è? Dio è un Dio geloso. E Dio sta dicendo, prima di ogni cosa voglio che tu abbia un rapporto con me. Prima di averlo col tampone, <ride> devi averlo con me. Prima di averlo col il virus devi averlo con me prima di averlo col lavoro con i soldi con la paura con l'angoscia devi avere un rapporto con me lui è un dio geloso e sai io credo personalmente mi sbaglierò ma credo che tutto quello che sta accadendo sta accadendo perché dio è un dio geloso non è Né la, né la perfetta volontà di Dio, né la volontà di Dio, né Dio prende piacere in tutto quello che sta accadendo. Ma se questo deve portare le persone verso Dio alte, se questo deve portare i figli a Dio, che ben venga. Che ben venga tutto questo. Se possiamo ritornare a Lui. Con tutto il nostro cuore che ben venga. Se le persone attraverso tutto questo possono andare a Lui, che ben venga tutto questo. Noi non prendiamo piacere come Dio non prende piacere in tutto quello che sta accadendo, ma se questo dovrà contribuire per ritornare a Lui, che ben venga. Amen. Perché Dio è un Dio geloso, Dio ti ama. Quanto quando anche la Bibbia dice i tuoi peccati fossero rossi come la porpora, nel momento in cui andiamo a Dio, la Bibbia dice diventeranno bianchi come la nave, la, la, la neve, la, neve. La, nave. la nave, così anche per te che stai seguendo da casa, sappi una cosa: la Bibbia dice che anche se i tuoi peccati Fossero rossi come la porpora, peccati atroci che tu hai commesso: hai rubato, hai tradito, hai commesso adulterio, hai fatto falsa testimonianza, qualunque sia il tuo peccato. E forse tu pensi che per Dio non c'è più speranza, per te non c'è più speranza, tu pensi che forse Dio non ti potrà mai perdonare questo peccato che hai commesso, tu forse pensi che hai commesso pure un omicidio e pensi che Dio non ti potrà mai perdonare. Ti dico una cosa, Dio ti perdona, Dio è un padre. E la Bibbia dice anche se i tuoi peccati fossero rossi come la porpora. Nel momento in cui vai a Dio con tutto il tuo cuore e chiedi perdono, la Bibbia dice che i tuoi peccati saranno cancellati e diventeranno bianchi come la, la lana, come la nave, come la neve, come la carta, come l'aria, diventeranno bianchi. Per questo è importante che tu non permetti al diavolo di lasciarti intrappolare nei tuoi peccati passati, ma che chiedi perdono a Dio e da questa sera inizi una relazione con Cristo Gesù. Al versetto 30 la Bibbia dice che dobbiamo accorciare il messaggio perché c'è il coprifuoco. Dice quando ti troverai nell'angoscia? E ti saranno avvenute tutte queste cose. Sta parlando tante, cose, tante volte. Dio ci me, permette determinate cose per poi riportarci a Lui, e quindi momenti di restrizioni, coprifuoco, devi stare attento, mascherina, distanziamento, lontano l'uno dall'altro. Dice: Quando ti troverai nell'angoscia e ti saranno avvenute tutte queste cose, cos'è l'angoscia? L'angoscia è oppressione dello spirito che può nascere da uno stato di dubbio tormentoso o di profonda inquietudine oppure da paura. Dubbio: cosa mi succederà adesso? E cosa accadrà dopo? E come mai quella persona, ma quella che è accanto a me è positiva? È negativa? Beh, se stai vicino a me io sono positivo. Perché stasera sto facendo di tutto per rendere positivo anche tu, anche a te. Ma di una positività di fede, non di virus. Che la fede è molto più contagiosa di un virus. E quindi cos'è l'angoscia? Una definizione dice oppressione dello spirito che può nascere da uno stato di dubbio tormentoso o di profonda inquietudine oppure da paura. Sai che tante persone oggi stanno vivendo con un magone qua. Hanno un'inquietudine dentro, hanno, si sentono oppressione nel petto, si sentono un vuoto dentro. Hanno una sorta di, di tachicardia, battiti continui e poi rallentano. Tutto questo sapete da cosa nasce? Da uno stato di paura, di dubbio, di perplessità. Domani cosa succederà? Cosa accadrà? Tutte le informazioni, apri Facebook e c'è Udine Today, Messaggero Veneto, tutte Leggo.it, informazioni, accendi il telegiornale ti parlano di COVID, persone contagiate, accendi la radio. Tutto questo bombardamento mediatico sta portando uno stress nel nostro spirito, nella nostra anima. Per questo avremmo di bisogno di predicare giornalmente la parola di Dio, di fare giornalmente servizi di predicare continuamente la parola di Dio perché se c'è un bombardamento mediatico ci deve essere un bombardamento di Vangelo per contrastare il bombardamento mediatico perché a te ti sembra che il bombardamento mediatico non fa niente ma il bombardamento mediatico sta portando schiavitù, paura, depressione, scoraggiamento, ansia nella vita delle persone la parola di Dio invece porta forza, porta speranza, porta, porta determinazione porta fede, porta vittoria, porta entusiasmo per Gesù. E allora la Chiesa cosa deve fare? Deve permettere che il diavolo continui a signoreggiare sulla vita delle persone o la Chiesa deve farsi avanti? Bene c'era un gigante chiamato coronavirus che ogni giorno minacciava la chiesa di Cristo Gesù. La Bibbia ci racconta che un giorno c'era un gigante Golia che ogni giorno scendeva e metteva sotto pressione il popolo di Israele e diceva se c'è qualcuno di voi che vuole venire a combattere con me, si faccia avanti. E il popolo di Israele è ventimurito. Vedeva questo gigante e se mi avvicina a lui mi contagia anche a me e se mi avvicina a lui chi lo potrà combattere questo e se mi avvicina a lui cosa mi succederà? Ed erano tutti in linea di battaglia, uno da un lato, il popolo di Dio dall'altro lato e nessuno del popolo di Dio si faceva avanti. E come oggi c'è un attacco mediatico. Una minaccia continua, una minaccia nella radio, una minaccia nella tv, una minaccia su Facebook, una minaccia nei social, una minaccia negli ospedali, una minaccia per le strade, una minaccia di Conte, non perché lui vuole minacciare, ma ovviamente deve, deve prendere delle restrizioni, ma ci deve essere anche un Golia che esce fuori e che dichiara la potenza della parola di Dio senza paura e senza essere minacciato da questo gigante oppure possiamo andarci sempre a mettere nella spelonca ci andiamo sempre a nascondere nella spelonca per paura oppure affrontiamo cosa vuoi fare vuoi affrontare questo gigante o vuoi stare sempre là finché questo gigante ogni giorno ti minaccia sai come noi sconfiggeremo questo gigante questa è la migliore stagione per la Chiesa di Cristo Gesù. Noi nel 2020 e 2021 vedremo il più grande risveglio della storia dell'umanità. Noi nel 2020-2021 vedremo il più grande risveglio dell'umanità perché migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone riceveranno il Re di Gloria il cui nome è Cristo Gesù. Noi non siamo di quelli che staremo fermi, noi saremo come Davide che avanzeremo e dichiareremo la parola di Dio e attraverso la parola di Dio i nemici saranno sconfitti. Noi non siamo di quelli che ci tiriamo indietro. In momenti come questi la Chiesa non deve stare zitta, in momenti come questa la Chiesa non deve stare ferma, in momenti come questi la Chiesa deve parlare e deve avanzare tutta insieme unita. In tempi come questi ci vogliono uomini di fede, uomini di coraggio, donne di fede e donne di coraggio che dichiarano con fermezza, con audacia la potenza della parola di Dio. Perché le persone possano credere e il nemico possa retrocedere, perché le persone possano avere la, la speranza in Cristo Gesù, perché le persone possano vedere la potenza del Dio vivente come un giorno tu e Dio abbiamo sperimentato la potenza dell'Evangelo. Non è tempo di restare con la mascherina chiusa. Con la mascherina in bocca, con la mascherina davanti alla bocca e con la bocca chiusa. È tempo di parlare, è tempo di predicare, è tempo di avanzare, non è tempo di retrocedere. La Chiesa di Cristo Gesù non retrocede mai, ma la Chiesa di Cristo avanza. Amen. E noi, come Davide, con la stessa arma che aveva il nemico, gli ha tagliato la testa con la stessa arma. Noi conquisteremo persone a Cristo Gesù, noi strapperemo persone dalla morte. Lui ci vuole minacciare. C'è una guerra che la Chiesa deve affrontare, ma noi la affronteremo col nostro Signore Gesù. La Bibbia dice: "Tu avanzerai". Davide disse: "Tu vieni, vieni a me con la spada". Ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, così il popolo di Dio non combatte con armi naturali ma combatte con armi spirituali. Il popolo di Dio combatte con la parola, con la dichiarazione di fede, con la dichiarazione profetica, il popolo di Dio combatte. Non combatte il popolo di Dio con armi naturali. Fino ad oggi abbiamo combattuto con armi naturali, facendo divisioni, facendo guerre, combattendoci gli uni con gli altri. Ma questa è la migliore stagione per la Chiesa perché la Chiesa di Cristo Gesù avanzerà con armi spirituali dichiarando con franchezza la potenza della parola di Dio. Forse tu non ci credi, forse ti immagini che le persone verranno perché tu parlerai ad un amico. O forse dopo 20-30 volte che tu ci hai parlato, finalmente oh, sono passati dieci anni, ma almeno uno nella fede l'ho portato. Uno ogni dieci anni. Ci vorranno 200.000 generazioni prima che tutta l'umanità sia salvata e neanche ci arriviamo. Ma questo è tempo dove le persone verranno. E ti verranno a bussare nella spalla. Dice: Senti, non mi interessa del distanziamento, ho bisogno del tuo Dio, ho bisogno di conoscere questo Gesù che tu stai credendo, ho bisogno di conoscere questo Dio che tu stai servendo. Perché io ho salvato la tua vita, la tua fede, la tua costanza, la tua perseveranza, la tua, la tua santità. Io voglio conoscere questo Dio. Le persone verranno a te e ti busseranno nella spalla. Portami con te, portami, parla dimmi di Gesù. Parlami di questo tuo Dio meraviglioso, speciale e glorioso. Come mai gli altri non sono benedetti, e tu sei benedetto, come mai altri negozi chiudono e il tuo negozio prospera. Come mai quell'azienda chiude e tu prosperi. Dov'è il tuo Dio? Fammi conoscere il tuo Dio. Non sarai tu ad andare a cercare le persone, ma quello che Dio ti richiede è a prepararti chiesa. E a prepararti figlio, e a, a stabilire una più profonda intimità con Gesù e lo Spirito Santo, la Bibbia dice aggiungeva alla chiesa. Lo Spirito Santo portava alla chiesa, portava dentro la chiesa le persone, non c'è bisogno che tu li cercherai, saranno le persone a cercare te e dire portami, portami dove vai tu. Così cos'è questa angoscia, questa cosa nella Chiesa? Liberati da questa paura. Dichiara nel nome di Gesù, io mi libero ora da questa paura, da quest'ansia. Io la rifiuto ora nel nome del Signore Gesù Cristo e dichiaro nella mia vita la forza, l'entusiasmo, la passione per Cristo Gesù. Io non vivo con la depressione, io non vivo con l'ansia, con la paura, con lo scoraggiamento. Via da me scoraggiamento e paura. Io vivo con la fede per la fede per mezzo di Cristo Gesù. Io so in chi ho creduto. E poi dice: negli ultimi tempi tornerai al Signore il tuo Dio. E questi sono gli ultimi tempi, fratelli. Questi sono gli ultimi tempi, dice cioè, tornerai al Signore il tuo Dio. E darai ascolto alla sua voce. Versetto 31 dice: Egli non ti abbandonerà. E non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Questo è papà. La Bibbia dice: Egli non ti abbandonerà nei tempi di pandemia. Nei tempi di pandemia la Chiesa, quelli che sono aggrappati all'albero della vita, prospereranno, non sarai abbandonato. La Bibbia dice: Rimani fermo nella fede dice egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà non dimenticherà Dio sta parlando papà tuo sta parlando sta dicendo lui non si dimenticherà del patto che fece ad Abramo che confermò ad Isacco che riconfermò a Giacobbe lui non lo dimentica lui si prende cura di te, lui provvede per te, per la tua casa, per la tua famiglia. La Bibbia dice io sono il tuo liberatore, il tuo scudo. Tu sei mio figlio e Dio dice io sono un Dio geloso, ti amo. Alleluia. E poi il versetto 39 dice, sappi dunque oggi e ritienilo nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nel cielo e qua giù nel Friuli Venezia Giulia. Così c'è scritto. Guarda. Lui è lassù nel cielo, è qua giù sulla terra, la Bibbia dice, e che non vi è alcun altro. Poi dice, osserva dunque i suoi statuti e i suoi comandamenti che oggi ti do affinché tu abbia prosperità, tu e i tuoi figli dopo di te, affinché tu prolunghi i, gio i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà per sempre. Wow. È mio Friuli, per adesso gliel'ho prestato a Federica, ma è mio, è mio, mi appartiene, è mio, è la mia assegnazione. Mi dispiace per tutti i furlan, è mio, è mio il Friuli vanenziaggio, è mio. Mi appartiene e lo, lo voglio custodire, è mio. La Bibbia lo dice è mio dillo è mio il friuli è mio io lo custodisco io ho messo i piedi qua e la Bibbia dice che laddove mi calcherai la pianta del tuo piede calcherai il territorio quello sarà un territorio tuo è mio dillo è mio questo territorio e io lo custodirò me l'ha dato Dio e io non me lo lascerò rubare è mio e noi stiamo facendo il possibile per parlare alle persone stiamo usando i mezzi più pazzi per poter arrivare dentro le case delle persone stiamo usando le cose più strategiche abbiamo le autorità dalla nostra parte che ci stanno incoraggiando e stanno dicendo Oh, noi siamo con te chiesa noi siamo con te chiesa prospera le autorità della città ci stanno incoraggiando e ci stanno dicendo chiesa avanzi abbiamo bisogno di te nella città non di Maurizio Longo hanno bisogno della chiesa hanno bisogno di te e di me Avanza! E poi dice ancora, Salmo 119, 143, dobbiamo chiudere. Sì, dice angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandamenti sono la mia gioia. Wow, ci possono essere momenti di attacchi, ci sono, possono essere momenti di scoraggiamento, ma il salmista Davide dice, i tuoi comandamenti sono gioia, la parola di Dio per noi è gioia. Dillo, la parola di Dio per me è gioia, la parola di Dio per me è gioia. E quando un esercito si accampasse contro di me, io non ho paura. Per questo dico che la parola di Dio è gioia. Quando un esercito di virus si accampassero attorno a me, io non ho paura. Perché il Signore è con me. Sarà Lui a bloccare il virus. Sarà Lui a bloccare un esercito. Per questo è importante che la parola di Dio dimori dentro di te. La parola di Dio dice abiti dentro di te. Non nella tua testa, ma dentro il tuo cuore. E poi dice ancora, ti sto lasciando, Salmo 18,6, nella mia angoscia invocai il Signore e gridai al mio Dio, odi la voce del suo tempio, Dio cosa fa quando io grido? Lui ascolta la mia voce dal suo tempio, Lui è lontano da me, la misura di una preghiera, di un grido, di un bisogno, Lui è vicino a me, dice il mio grido pervenne davanti a lui e ai suoi orecchi. Salmo 50,15 dice, invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Wow! Se stai attraversando difficoltà, anche coloro che siete online, la Bibbia dice, invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò, dice il Signore. E ancora Geremia capitolo 33, versetto 13 dice, invocami e io ti risponderò. E ti darà anche un premio. Dice, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Yeah. Sai il problema di tanti qual è? Un giorno era anche il mio il problema. Che un giorno io parlavo. Dicevo, Signore, tante volte neanche aprivo la bocca. Signore, se tu ci sei, rispondimi. E lui non parlava. Ma quando invocai e ha detto Signore, dove sei? ho bisogno di te, lui ha detto, eccomi. Quando lui ha sentito il grido del mio cuore, perché l'ho invocato con tutto il mio cuore, lui prontamente mi ha risposto. E mi ha detto: Sai Maurizio, il crocifisso che tu porti in tasca non ti serve più. Mi ha detto, nel tuo portafoglio mi ha detto c'è questa santina, questa santina, questa santina. Di tutte queste cose non ti serve niente. E mi ha fatto conoscere quello che mi era utile e quello che non mi era utile. Non mi era utile il crocifisso che io portavo in tasca, non mi era utile il rosario che io portavo in, in tasca, neanche la maddalena che portavo dietro. Non mi, non mi era utile niente di tutto questo, l'unica cosa che mi era utile, Cristo Gesù. Amen. E ti dico una cosa, concedimi ancora 32 secondi. Mi trovavo un giorno, una domenica, per quanti conoscono Palermo, per quanti non conoscete Palermo andate a fare una ricerca, Monte Pellegrino, è molto famoso perché dicono alcuni che c'è la santa di Palermo, ma poi ho conosciuto che c'è un santo a Palermo, non una santa. E mi trovavo una domenica là. Ero frastornato perché mi avevano predicato l'evangelo. Ed ero frastornato perché andava questo vangelo contro la tradizione che mi era stata insegnata da mio papà e da mia mamma. E dicevo ma qual è giusto? Questo che mi è stato detto, che ho ascoltato due giorni fa? O la tradizione che mi aveva insegnato mio papà e mia mamma? O la tradizione comune? E così ricordo, era un momento molto difficile della mia vita, molto ma molto difficile. Mi sono messo a dormire in montagna, in un posto isolato. E sono entrati in crisi, mi sono fatto una bella dormita, ho dormito quasi tutto il pomeriggio di quella domenica. E poi quando mi sono svegliato, mi sono svegliato frastornato, ho detto, Signore, sono confuso, ma se tu veramente ci sei, parlami. Io faccio un passo di fede, faccio un atto così di pazzia. Ho preso quel crocifisso, ho preso quel rosario che avevo, era un, un aggeggio che mi avevano regalato con tante palline attorno, palle vere veramente, cose, cose stupide. Avevo il portafoglio pieno di santine, ho detto ero molto legata a queste cose e ho fatto una scelta quel giorno. Ho detto signore, non ne ho capito più niente, ma so che tu ci sei. E io voglio sbarazzarmi di tutte queste cose. Ho preso tutte quelle immagini che avevo nel portafoglio, avevo anche una lettera che avevo scritto tanti anni fa, ho preso quel crocifisso, ho preso quel aggeggio che avevo nell'osario, ho detto faccio un atto, ho buttato tutto, ho strappato tutte quelle immagini. Ho preso quegli oggetti, quel crocifisso che avevo di metallo, quell'aggeggio che avevo di rosario, ho preso e l'ho buttato nella parte più dispersa perché nessuno lo potesse trovare. E ho detto, se tu veramente ci sei, adesso mi devi parlare. Ebbene, ti dico che lui mi ha parlato, ma non come volevo che io mi parlasse. Ma ti dico una cosa che mi ha portato... Anche a comprendere che lui è vivente e potente. E quella storia, quel giorno, ti parlo del 1996, siamo giunti al 2020, sono passati più di 24 anni. Bene, quella è iniziato quel giorno quella storia e ancora non è finita. Là ho visto la fedeltà di Dio. Io ho dovuto fare una scelta: lasciare quelle cose che erano morte, e prendere il mio Gesù che è vivente. E così quello che Dio vuole fare nella tua vita questa sera è anche questo. Lascia tutte quelle cose che sono morte e prendi Gesù che è vivente. E Lui questa sera vuole parlare alla tua vita, Lui questa sera vuole togliere l'angoscia dal tuo cuore, Lui vuole togliere la paura dalla tua vita e Lui vuole portare gioia, vuole portare pace, vuole portare serenità, vuole portare fede, vuole portare il cielo proprio dentro il tuo cuore. E il tuo cuore dice non può contenere il cielo, sì. il il tuo cuore può contenere il cielo, perché quando Gesù viene nel tuo cuore, lui porta il cielo. E il cielo è così grande che al tempo stesso può essere zippato e può entrare nel tuo cuore. Così questa sera, mentre ci alziamo in piedi, per favore, coloro che siete online e coloro che siete in sala che ancora non avete la certezza di avere Gesù nel vostro cuore, ripetete questa preghiera dietro a me. La Bibbia dice che se con il tuo cuore credi e con la tua bocca fai confessione di fede, sarai salvato. Ecco, bene, questa è la stagione dove si è in pericolo di morte e c'è bisogno della salvezza. L'unica persona che in questo momento può portare salvezza all'umanità e può, può mettere a tacere questo virus nel tuo corpo è Cristo Gesù, il Re del Re. Così ripetete dietro a me. Signore, io questa sera vengo davanti a te, chiedendoti perdono per i miei peccati. Io questa sera riconosco di avere bisogno di Cristo Gesù. E caro Gesù, io, ri io riconosco il tuo sacrificio che hai compiuto sulla croce come atto di giustificazione, di perdono dei miei peccati. Io questa sera, caro Gesù, ti ricevo nel mio cuore come mio unico personale Signore e Salvatore. Io prometto questa sera di non lasciarti più, di camminare con te. Grazie caro Gesù, perché so che per mezzo di questo atto di fede io questa sera ho ricevuto perdono e ho ricevuto riconciliazione con Dio Padre Onnipotente. Grazie Padre, perché in qualsiasi momento io ti ho bisogno, verrò a te nel nome di Gesù e tu ti prenderai cura di me rispondendo e provvedendo per i miei bisogni nel nome di Gesù. Amen e amen. Wow! Così se sei online e hai bisogno di aiuto non esitare a contattarci, siamo se hai bisogno di una Bibbia, faccelo sapere, scrivici su Facebook o scrivici in privato. Saremo ben lieti di poterti mandare una copia delle sacre scritture a casa tua, senza che tu paghi niente, in modo anonimo, non, verrà, non, lo metter, non faremo pubblicità, ma abbiamo piacere, se tu non hai una Bibbia a casa, di farti recapitare gratuitamente una Bibbia a casa tua. Così vogliamo benedire la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, la tua salute, i tuoi pensieri. Vogliamo benedire. La tua discendenza vogliamo benedire anche la città dove tu sei affinché Dio si possa usare di te per illuminare la città dovunque tu ti possa trovare. E così dovunque ognuno di noi si possa trovare, che possiamo illuminare la città. Amen. Padre Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per questa parola che ci ha incoraggiato questa sera, ci ha spronato questa sera, ci ha dato degli input questa sera. Noi avanzeremo Signore, porteremo frutto per il cielo Signore. Noi spopoleremo l'inferno e popoleremo il cielo nel nome di Gesù. Amen e amen.